Eccoci in un nuovo video di Microcose. Oggi parliamo di una cosa importantissima sia in fotografia che in tutte le altre arti figurative, quella cosa che ti permette di avere il controllo su chi osserva la tua foto. È il segreto che ogni buon fotografo, grafico o illustratore conosce, che utilizza tutte quelle volte che deve costruire un'immagine con cui vuole comunicare una ben precisa cosa. Vedrai che alla fine di questo video vedrai fotografie, film e illustrazioni con tutto un altro occhio. Allora, se ti sei incuriosito abbastanza, il sodo della faccenda arriva dopo la sigla. Ottimo momento per iscriverti al canale e, se non l'hai ancora fatto, fallo! Perché dove la trovi un'altra che ti spiega tutto sto botto di roba a gratis e soprattutto sempre a gratis ti spiega un altro botto di roba sotto nei commenti? Adesso non è che ci ho fatto tutto quell'accattivante preambolo per parlarti del segreto di Pulcinella, perché adesso si parlerà di contrasto. Sì, ma non è quel contrasto che vai a regolare con quella levetta lì in post-produzione quando la foto ti sembra che non sappia di nulla. Perché l'argomento del fototutorial è quel contrasto che va pensato prima di scattare la foto. Quello che serve per dare la sensazione giusta alla fotografia. Infatti, più l'immagine sarà contrastata, più sarà drammatica. Poco contrasto stimola calma, mentre invece molto contrasto genera tensione. E il punto più contrastato dell'immagine sarà quello più importante, perché sarà proprio lì che cadrà l'attenzione dell'osservatore. Dunque, adesso sai che se vuoi fare una foto e vuoi che venga bella, devi cercare di capire quanto contrasto ti serve e come realizzarlo. Sì, perché il contrasto si può fare in tre modi. Diciamo pure quattro. La luminosità, detta anche vividezza, il tono del colore, la saturazione del colore e le forme. Le foto di oggi non sono mie, le mie sono su Instagram, perché se dovevo cercare le foto tra le mie finivamo il video nel 2027. Comunque, punto 1. Il contrasto lo puoi generare con la luminosità, mettendo vicino parti più luminose e altre meno. Ci sarà più contrasto se le parti sono illuminate diversamente, con contorni delle ombre molto netti. Andiamo a vedere se tiro fuori qualche esempio. Prendo il selettore di colore di Photoshop, dove su questo lato abbiamo la saturazione del colore e su questo lato abbiamo la luminosità del colore e qua abbiamo il tono. E guardando questa immagine mi accorgo che c'è tantissimo contrasto tra queste che sono le zone illuminate, e infatti ci troviamo qui sopra, e queste che sono le zone all'ombra. La distanza tra due punti è tantissima, questa è una foto molto contrastata. Guardiamo questa invece. Qui abbiamo tantissime gradazioni di luminosità molto molto vicine. Questo è un paesaggio con tantissime sfumature all'interno. Il secondo modo in cui si possono gestire i contrasti in una foto è attraverso la tonalità del colore. I colori possono essere complementari oppure analoghi. Questa roba qui. Se prendi due colori complementari e li metti vicino dentro una fotografia, il contrasto sarà elevato. Ad esempio, rosso e verde, giallo e viola, azzurro e arancione. Nota bene che il contrasto sarà elevato anche se, come in questa foto, i colori non sono molto saturi. Se invece avviciniamo due colori analoghi, allora in quel caso lì avremo molto meno contrasto. Infatti, guardando questa foto qua, vediamo che i colori che la compongono sono parecchio vicini uno all'altro e il contrasto di questa foto è stato giocato tutto sulla luminosità. Infatti, se andiamo a schiarire selettivamente soltanto le ombre, l'immagine diventa molto più piatta. Il terzo modo che hai per regolare il contrasto è quello di utilizzare la saturazione del colore, e infatti mettendo dei colori saturi di fianco a dei colori meno saturi si crea tanto contrasto, mentre invece lo riduci se riesci a sfumare in saturazione tra colori adiacenti. Vediamo se anche in questo caso ho qualche amorevole esempio. Quindi andiamo a prendere il colore qua e controlliamo che la saturazione è parecchia, e poi prendiamo un punto qua e vediamo che la saturazione è veramente molto poca. Andiamo a vedere invece quest'altra foto, dove abbiamo dei colori che come saturazione più o meno si muovono tutti lì e la foto in effetti è molto poca contrastata. In realtà si può controllare il contrasto anche con le forme, perché forme molto piccole contrastano con forme molto grandi e anche forme rotonde contrastano con forme lineari.
E poi tutti questi metodi possono essere anche usati contemporaneamente, anzi è quello che si fa più delle volte. Infatti in questa fotografia hai una palette di colori che prende dei colori complementari, che sono gli arancioni con gli azzurri, prende dei colori analoghi che sono questi e va a utilizzare un grande contrasto di luminosità tra la parte illuminata, queste, e le parti in ombra, che sono queste. E poi vogliamo anche metterlo, abbiamo anche dei contrasti di forma perché abbiamo delle piccole foglie contro delle grandi montagne e un grande mare. Quindi sembra facile, vero? E invece no. Cioè trovare il giusto equilibrio e ritmo tra illuminazione, tonalità, saturazione e forme non è così semplice, altrimenti saremmo tutti dei grandissimi fotografi. E poi il nostro cervello è un grandissimo fetente, perché quando guardiamo qualcosa lui lo analizza e lo pone sempre in una via di mezzo, cioè cerca di portare tutto a un valore medio. Quindi può succedere che guardando un'immagine noi possiamo avere una percezione diversa a seconda del contesto in cui viene presentata. Bene, per questo video è tutto. Alla prossima!